Ladies and gentlemen, rieccovi in un nuovo video di Power 3D, la potenza del 3D. Attenzione, siamo sempre in compagnia del Max. Ciao ragazzi. Il Carlo. Ciao ragazzi. Questo è il primo video della fiera MaxPe 2022 di Bologna. Ok? Siamo andati io e Carlo, il Max non è potuto venire. Cielo. Ora lanciamo il primo video, così lo facciamo vedere anche al Max. Sì. E poi facciamo due considerazioni finali. Uno spoiler lo facciamo. Su questo stand che abbiamo visto è una roba. Questi stampano a gel. Praticamente è la meccanica di una FDM. Praticamente, cioè simile. Però non estrude filamento, estrude un gel che con i raggi UV lo solidifica. Fotopolimeri. Non esiste una roba del genere. Figata. E quindi poi ha una serie di figate. E poi adesso vedrai nel video che hanno presentato una nuova macchina dove fa sempre questo gel, che però poi è idrosolubile, fa tipo 3-4 cm, lo fa cavo e all'interno mette della resina. Sì, della resina. Della resina, 3 cm, fa il vuoto, resina lo riempie e poi praticamente tu crei degli stampi per lavorare tipo fibra di carbonio e fibra di vetro. Questo stampo, cioè questi, tu crei uno stampo in tempo zero, lo metti a bagno idrosolubile, ti rimane il... Cioè stampi lo stampo, figata. Va bene. Dai, fatevi vedere. Lanciamo il video. Ciao guys, siamo a Massive 3D con Lorenzo. È un macchinone gigante. Una stampa 3D enorme, ma anche questa non è un FDM. Non è un FDM. Sembra ma non lo è. Siamo qua con Lorenzo che ce ne parla un po'. Ciao Lorenzo. Buongiorno a tutti, molto piacere. Quasi compaesano, sei di Varese anche te. Sì, esattamente. Ci conoscevamo già. E io ti ho subito detto di venire a fare un'ospitata nel nostro canale, nel nostro podcast. Sarebbe finissimo. Volentieri. Organizziamo. Giovedì sera, noi facciamo il giovedì sera. Okay. Va bene, dai, non ho il calcetto, non ho impegni il giovedì sera, perché può andare bene. Non hai il padel, no, niente. Esatto, no. Vai, raccontacela un po', dai. Dunque, come vedete è una stampantina di discrete dimensioni, abbiamo un volume di stampa che è di 1,5 m sull'asse X, 1,10 m asse Y e 1,80 m in asse Z. Stampiamo una persona intera, l'abbiamo fatto perché stampiamo diversi, abbiamo clienti che stampano diversi manichini, action figure e altre cose, una figura intera 1,80 m la stampiamo in circa 6 ore 30. 6 ore 30. Esattamente. Il materiale che costo ha? Perché comunque cioè, c'è tanto materiale. Prima parliamo invece di che tecnologia è, di parlare del materiale, perché la cosa interessante è che se la macchina sembra così grossa, guardandola sembra una macchina a fusione di filamento, in realtà non è una macchina a fusione di filamento. Dall'FDM diciamo ereditiamo la meccanica, perché abbiamo due teste vincolate che si muovono in X e in Y e un piano di stampa che va a dare l'asse Z. Abbiamo due teste che sono completamente indipendenti, non sono IDEX, possono fare due geometrie completamente differenti contemporanea. Pazzesco. Con due risoluzioni differenti tra l'altro. Esatto. Okay. Esattamente. Come vedete o qui sopra o altrimenti sugli schermi abbiamo delle lampade UV montate sulle teste di stampa. Che sembra un po' stampa resina forse, prende un po' dalla stampa resina. Infatti questa è la differenza della nostra tecnologia che si chiama Gel Dispensing Printing. Ok. E qual è il vantaggio? Noi non depositiamo un termoplastico ma depositiamo un termoindurente. Quali sono i vantaggi? Non abbiamo tempistiche né di fusione né di raffreddamento del materiale, quindi stampiamo 30 volte più veloce di un FDM. Stampiamo, deponiamo 300 mm per secondo come velocità e il vantaggio di solidificare istantaneamente con la lampada UV il nostro materiale, che ha una consistenza simile a un dentifricio, proprio un gel. Okay. Quindi è fotosensibile, diciamo? Esatto, è un fotopolimero. Fotopolimero, il nostro fotopolimero solidifica istantaneamente, ci dà la possibilità di fare sottosquadro, molti sottosquadri anche molto impegnativi, senza supporto, e di realizzare parti di dimensioni molto grandi completamente cave, che per la gestione del peso e il risparmio del materiale importante. È davvero molto importante. Posso... Questo qua è cavo? Questo è... questo adesso è proprio una scematina tra virgolette, è completamente cavo. Di là poi vi mostro qualche sample un po' più interessante dove abbiamo una... Però guarda qua, tutto
tutti i supporti, guarda, cioè, zero supporto. Zero supporto. È vero, costa 45, però di là abbiamo anche dei sample di dimensioni molto più grandi, dove è interessante vedere sicuramente il peso e il tempo di stampa. Quindi stampa vuoto, cioè non ha il fill di base? Lo si può mettere, ma tendenzialmente i nostri clienti preferiscono stampare vuoto e poi eventualmente riempire internamente in un secondo momento con schiume poliuretaniche o altri materiali che sono più rapidi e più economici. Ok, ma il materiale poi che cioè che tipo di plastica è? Sono delle resine base acrilica, okay. Sono dei nostri materiali proprietari, come caratteristiche meccaniche siamo vicini e leggermente superiori in alcuni casi all'ABS, okay. Come tenuta termica invece il limite è un po' più basso dell'ABS, siamo tra i 55 e i 65 gradi in base al materiale che utilizziamo. Abbiamo un pacchetto di 5 materiali, uno più economico, si parla di 65 euro chilo per le grandi produzioni rapide, le prototipazioni, uno che ci consente di fare un'alta risoluzione, quella che noi chiamiamo high quality, la nostra migliore risoluzione, con un layer da 0.5 mm, 0.5, un materiale trasparente, un materiale traslucido e un materiale di cui abbiamo fatto la certificazione UL094 in partnership con Alstom e abbiamo... quindi certificazione flame retardant. La larghezza di estrusioni sono due ugelli, giusto? Esatto, i nostri ugelli possiamo montare quattro ugelli differenti, si passa da un minimo di 1,8 mm ad un massimo di 3,2 mm. Ok, magari è interessante capire anche la velocità, perché sembrerebbe velocissima, no? Esatto. Mi dicevi prima che è facile da carteggiare. Esatto, questi qua ad esempio sono degli esempi di finishing, anche se stampiamo con layer molto alti. Il nostro materiale termoindurente è molto facile da post lavorare, si fa il liscio in maniera molto semplice. Se guardiamo questo, che è il supporto di un faro. Questo qua è stato verniciato. Esatto, questi sono diversi esempi di verniciatura. Qui abbiamo anche applicato la fibra di vetro, cosa che fanno tanti nostri clienti, soprattutto nel mondo nautico, per andare ad aumentare la resistenza meccanica e termica delle loro produzioni. Questo è il supporto di un fanale di un autobus, anche questo è rifinito esclusivamente a mano. E lo smooth è completo, non c'è nessun layer ed è veramente molto liscio. Una geometria complessa come questa, di queste dimensioni, se volete inquadrare anche qui, è stampata in 10 ore e 38 minuti. Cioè, questo è fatto in 10 ore. Sto scherzando, gigante. Per 3 kg di materiale circa. 3 kg. Esatto. E il materiale cosa costa? Per dire 3 kg. Questo è un materiale da 65 euro chilo. Ok. Stando larghi 6x4, 24 con meno di 240 euro di materiale si riesce a produrre un simile oggetto in 10 ore. La cosa ancora più interessante, però, vabbè, è molto costoso, nel senso, questa stampante va ancora per la prototipazione, cioè dipende dai settori. Sicuramente in questo caso così... era un prototipo. Nel settore nautico abbiamo abbiamo un cliente che fa proprio la produzione. E diciamo che un faraute di un'auto mi costa troppo. In termini di produzione sì, in termini di prototipazione ti costa molto meno che con qualunque altra tecnologia, perché stampiamo un paraurti di un'auto in 6 ore. Sì, prototipazione sì. E abbiamo una case study un paio di case study diverse nel settore automotive di realizzazione di kit wide body, spoiler per un'azienda che fa tuning, che sono stati poi anche quelli rifiniti, installati come funzionale sulla macchina. Sì, perché non fai grosse quantità. Pezzo unico, quello era proprio una one-off, per cui allora convenienza estrema. Ma direttamente con questo materiale poi si può montare sull'auto? Devi mettere la fibra di vetro. Fibra di vetro per forza. Stessa cosa per questo. Questo è un cruscotto di un motoscafo. Questo è il prototipo. La cosa incredibile è che se lo sollevate pesa meno di 10 kg, è leggerissimo, proprio perché è vuoto. Sì, è vuoto. E se inquadri il cartellino, è stato stampato in 8 ore e 26. Incredibile. Questo è con un layer da 1,3 mm, molto grezzo, questo è il prototipo. Poi la versione che è stata effettivamente installata sulla barca, per cui era proprio un end user part, sì, è stata ricoperta di fibra di vetro, verniciata, sono stati agganciati, installati gli schermi ed è navigante su un motoscafo in Croazia. Incredibile, incredibile. E questa tecnologia è incredibile. E è arrivata da poco?
anche è poco conosciuta nel settore additive manufacturing, perché per il background di Massivit ha lavorato dal 2015 al 2020 esclusivamente nel mondo della comunicazione visuale, per cui allestimenti vetrine, creazione di pop-up, di macchette, di oggetti di quel tipo. Okay. E siamo dal 2020, dal Formex 2020, dal novembre scorso, ci siamo presentati con una nuova macchina e con dei nuovi materiali che ci consentono di avere delle tolleranze migliori, una miglior risoluzione, e stiamo entrando verticalmente in diversi mercati industriali. Fantastico. Volevo chiederti, il cliente che può acquistare una macchina del genere è uno che poi andrà a fare servizio di stampa o un'azienda che realmente non usa per... Entrambi i casi. Sia i service di stampa hanno grossi vantaggi nel utilizzare la nostra tecnologia, perché quello che ci piace dire è che la nostra tecnologia abilita realmente la stampa di grande dimensione. Chi ha mai avuto un service o gestito un service sa che le ore di stampa, il fattore di rischio che aumenta con l'aumentare delle ore di stampa, è un costo che si carica pesantemente sul cliente e spesso rende la prototipazione di grande formato fuori prezzo e non vendibile. Infattibile. Infattibile è il termine giusto. Quando invece un oggetto di queste dimensioni lo posso stampare in sole 8 ore, chiaramente applicando una tariffa oraria magari anche più elevata riesco comunque ad avere una tal riduzione di tempo. Esatto. Assolutamente. Come l'ha detto, Davasi, questa è da grande dimensione. Diciamo che se dovesse andare un servizio di stampa anche con una stampante molto grossa, a stampare una cosa del genere dovrei farla a pezzi, stampare un pezzo insieme, poi unirli, incollarli, verrebbe fuori una cifra spropositata. Questo in 8 ore. Esattamente. Dalla sera alla mattina. Sì. E dicevamo, questa tecnologia esiste dal 2015, è già molto consolidata e abbiamo una base di installato di circa 170-180 stampanti a livello mondiale. Sì. Questa invece è una tecnologia differente. 180 a livello mondiale. Sì. Non sono tantissime, ma è perché è nuova? No, è proprio perché prima Massivit lavorava quasi esclusivamente nel mondo della comunicazione, del marketing, non nelle tipiche industrie dell'additive manufacturing. Da quanto è commercializzata questa macchina? 2 anni? No, questa macchina qua? Sì. Ah, no, questa macchina qua non è quella che abbiamo visto prima, è un'altra tecnologia, l'abbiamo presentata il mese scorso al Jack. Ah, questa è quella lì dietro. Esatto, ed è una tecnologia differente. Okay. Quella precedente che si chiama Gel Dispensing Printing, sì, l'azienda è fondata nel 2013 e questa tecnologia è sul mercato dal 2015. Ok. 7 anni. 7 anni, ok. Esattamente. Con 2 di Covid. Esattamente, per cui è proprio questo il motivo anche del numero. Che costo ha una macchina del genere, si può dire? Diciamo che sono il portfolio delle nostre macchine, perché sono abbiamo 3 modelli diversi. Dimensioni diverse? No, la dimensione è sempre la stessa, cambia la disponibilità dei materiali utilizzabili e la disponibilità di differenti risoluzioni e il numero di teste di stampa. Okay. Si parte da un minimo di 260.000 euro fino ad un massimo di circa 500.000. Okay. Non è tanto, No, no, per il volume no. Per il volume no. Non è tanto. Pazzesco. Quindi cioè, le macchine a CNC, controllo numerico, sono un disastro. Sì. Cioè, questa costa anche meno. Fa vedere, c'era quel piattello stampato a vuoto. Me l'ha fatto vedere il tuo collega. Questo spiega bene la capacità di stampare nel vuoto. Questo usiamo come teste per calibrare la macchina. Vedete, sembra un frisbee. La cosa interessante è che questo oggetto è stato stampato in questo modo, per cui tutta questa parte superiore è stampata nel vuoto. Ok, e quindi cioè ha una capacità di bridge, diciamo, fuori di testa. Elevatissima, proprio perché, come vedete adesso che si è un po' abbassato il piano di stampa. C'è un limite di bridge? Questa è una domanda per i nostri tecnici che sono lì, cioè, accomodati. Abbiamo un limite di... Qual è il limite di bridge, bene o male, che riusciamo a fare senza mettergli un ribbo o nulla? Ufficialmente arriviamo a 25 centimetri, ma in pratica abbiamo fatto dei test anche da arrivare a 50. Possiamo stampare un rettangolo, un parallelepipedo di 50 cm di lato senza supporti, sospeso in aria. Pazzesco. Pazzesco. Ok. Che utilizziamo come testa a fine dell'installazione per verificare che la macchina sia correttamente stampata. Poi in fase, diciamo, di produzione ordinaria, diciamo, consigliamo tra i 20-25 cm. Grazie. Sì, l'altra è un discorso diverso. L'altra tecnologia invece è un discorso diverso, soprattutto in termini di applicazione.
nel senso che con la GDP, che è questa tecnologia, noi facciamo produzione di parti finali, prototipi e tool, un po' quello, un po' le classiche, diciamo, applicazioni della stampa 3D e l'additive manufacturing. Siamo qua a fianco. Invece quest'altra tecnologia è studiata in maniera verticale per il mondo della lavorazione dei materiali compositi. Uguale, più o meno, esteticamente. Esteticamente sembra, è uguale, come volume di stampa è molto simile. Okay. Quello che cambia è il dentro. È l'interno, è una delle due teste di stampa. Questa tecnologia si chiama Cast in Motion perché noi effettivamente colliamo per colata una resina epossidica bicomponente, che è un materiale che non si può stampare in 3D, all'interno di un guscio, una forma che viene stampata con un materiale idrosolubile invece da una testa che ha la stessa tecnologia della gel dispensing printing. Ok. Quindi, ricapitolando come funziona, abbiamo una testa che deposita il nostro gel con tutti i vantaggi detti prima: estrema velocità, possibilità di fare forme cave e senza supporti. La stampante quindi realizza questo guscio esterno idrosolubile all'interno del quale viene colata una resina epossidica che vedete qui dentro. E lo fa la macchina o lo fai tu dopo? Lo fa la macchina, è proprio questa innovazione. Quindi esce già così? Esce così. Okay. Lo si mette a bagno, si dissolve la parte esterna, dopo una tempra in forno. Bagno di? Acqua, senza additivi né niente. È idrosolubile. Temperatura ambiente. E non è nemmeno idrosolubile, a temperatura ambiente chiaramente se una vasca agitata e riscaldata il processo è più rapido, se no anche con una vasca ferma a temperatura ambiente. Lo stesso principio del PVA. Esattamente, con la differenza che questo materiale si spalda, si sfoglia proprio e può essere facilmente pescato con un retino e smaltito nel secco, perché non è un materiale tossico, nocivo, okay, o rischioso. E quindi non è neanche necessario ricambiare l'acqua della vasca e dal punto di vista ecologico è sicuramente interessante. Quindi che cosa ci rimane poi? Ci rimane il nostro interno, che ha una finitura grezza di questo tipo. Dopo la tempra in forno si fa una finitura o a mano o a fresa, e questo è uno stampo di produzione per la laminazione di materiali compositi come ad esempio il carbonio. Questo stampo per un sellino in carbonio ad esempio è stato realizzato in circa 1 ora e 40, la stampa, poi ci sono le tempistiche di finitura, però diciamo che si riescono a fare stampi anche abbastanza complessi. Questo è lo stampo di una carena di una moto, per intenderci. Dobbiamo ancora dissolvere la parte esterna. Quindi con questa stampante crei il maschio e la femmina di uno stampo. Esattamente. In contemporanea. Esattamente. Ma perché? Questo... Aspetta un attimo, cioè io potrei fare magari l'esterno con quell'altra stampante, ad esempio, ma perché, cioè, cola alla fine del processo o cola durante? No, layer per layer, no. C'è un intervallo, le tempistiche sono dettate dai tempi di reazione dell'epossidica, per cui in base a come sale la geometria il numero di layer può variare. Sì. Tendenzialmente sale mediamente di 3-4 cm e cola, 3-4 cm e cola. E quindi il vantaggio è geometrie molto complesse, cioè fa uno stampo molto complesso, molto velocemente. Bravissimo. E i vantaggi che le aziende, questi sono i vantaggi immediatamente riconoscibili. Uno stampo che dura, no? Abbiamo fatto test fino a 500 copie, per cui non elevatissimo range, ma abbiamo fatto per ora dei test su medie tirature fino a 500 pezzi anche in autoclave. Riusciamo a lavorare in autoclave fino a 145 gradi, lavoriamo con materiali pre-peg, con sistemi di stampo a pressione. Qui vedete un esempio di stampo e controstampo, ad esempio. Okay. Questo è lo stampo e il controstampo, se mi reggi un attimo il microfono. Sì. Se vedete, uno dei grossi vantaggi è anche quello di poter fare delle canalizzazioni interne per ad esempio gestire la temperatura dello stampo con passaggio di acqua calda o fredda all'interno, e quindi aumentare anche la produttività facendo sì che lo stampo abbia un minor tempo di il raffreddamento. Ma alla fine questa è una resina? È una resina epossidica bicomponente. Ok, secondo te si possono creare degli stampi per materiali termoplastici a iniezione? No, questo non è il nostro scopo, sono proprio stampi per la lavorazione e la laminazione solitamente dei materiali compositi. Okay. Quindi carbonio, vetroresina, esattamente. Via dicendo, ok. Esattamente. Perché la plastica, perché va bene, sì, non è. Questo materiale qua non ce la farebbe altrimenti, no?
penso. Ma penso che ora non è stato studiato per. Ora come ora chi lavora al carbonio che non ha una stampante del genere, come fa a creare maschi e le CNC stampi? O CNC alluminio, però appunto lì ci sono dei costi nascosti che spesso questo. non vengono considerati, tipo anche lo stoccaggio dei blocchi d'alluminio, lo smaltimento dei rifiuti, lo scarto, la manodopera che sta dietro. Cosa il tempo. Costa uno stampo per il sellino, per esempio? Allora, quello del sellino, ad esempio, parlando solo ed esclusivamente di materiale, abbiamo dentro 400 grammi del nostro materiale idrosolubile che costa 100 euro chilo e leggermente meno di un chilo e mezzo per l'epossidica interna che viene 50 euro chilo. Per cui stiamo parlando circa di 40 euro più 75, siamo attorno alle 120 euro, stando un po' larghi, sì, di materiale. Si può vendere tipo secondo te? Non è il mio campo, purtroppo. Contate che questa macchina l'abbiamo presentata alla fiera dei materiali compositi, al Jack World di Parigi a maggio. L'ha acquistata in Italia il primo beta tester europeo, che sarà un'azienda molto importante che produce nel settore automotive. Ad oggi ancora non possiamo divulgare il nome, ma automotive, lo faremo a breve. Qua in Italia c'è qua il primo in Italia, ed è il primo in Europa, esattamente, e ci aiuterà a sviluppare diverse applicazioni proprio per, principalmente sulla laminazione. Non è ancora in vendita. È già in vendita. È già in vendita, è prodotto perché è funzionante. Listino. Questa è una macchinettina da 800.000 euro. Ok. Vabbè. Sì. Beh, però cose che non esistono. È la prima che fa queste cose? Assolutamente sì, al Jack World sono venuti a stringerci la mano e complimentarsi lo stand, perché siamo gli unici al mondo a fare degli stampi isotropici, perché la vera differenza è che i nostri stampi sono completamente isotropici, perché andando percolata vuol dire isotropici, non abbiamo il problema della stratificazione del layer che va a dare un verso di rottura al nostro oggetto. Tutti gli stampi che vengono fatti anche in ulte, ma anche con materiali molto tecnici in fusione di filamento, c'è sempre il problema della stratificazione del layer, che alla quando fine si va in forno in autoclave ci sono delle dilatazioni termiche irregolari, lo stampo può delaminare, può deformare le parti, può abbassare la qualità della produzione. Invece noi, stampando in 3D soltanto il guscio esterno e andando percolata con l'epossidica interna, il nostro stampo è come se fosse ricavato dal pieno. Pazzesco. C'è un ragazzo che fa prodotti in fibra di carbonio, esatto, fa le robe per la Lotus. Esatto, e lui li fa, penso, al CNC o anche direttamente. L'alternativa, tantissimi li fanno ancora, li fanno in materiale composito stesso, gli stampi, per cui fatti a mano, stampo contro stampo in legno, esatto, laminazione a mano. E soprattutto chi ha ancora la produzione manuale di questo tipo riesce veramente ad avere dei benefici con questa tecnologia di risparmio dell'80% in termini di tempistiche e di manodopera, che non è, no, certo, con uno stampo di questi stavo dicendo che hanno fatto più di 500 pezzi e ne potrebbero fare anche di più di sì, pezzi stampati, ma molte volte non bastano 500 pezzi. Va a battere il costo del prodotto in carbonio? Sì, incredibile. Per uno che lavora al carbonio a battere i costi, questi sono stampo gli costa meno. Questo è soprattutto le tempistiche, soprattutto su quelle che sono le piccole serie, sì. Infatti soprattutto c'è grande attenzione da parte del mondo racing, dove spesso devono fare, poi puoi crearlo da oggi a domani, cioè 1 ora e 40, sì, incredibile. È la velocità che è impressionante, esatto. Anche i costi del materiale non sono alti, la macchina ovviamente non è una macchina affordable. Però, beh, nel senso, non è un macchinario che possono avere tutti, però già che ce l'hanno 10 persone in tutta Italia, chiaro, riescono a servire già parecchi clienti. Ah, sì, sicuramente. Va bene. Devi arrivare primo, Carlo, devi comprarne un paio. Va bene, dai. Cioè, parliamo con Lorenzo. Assolutamente, volentieri. Adesso ci sediamo, fermiamo un ordine. Dai, va bene. Lorenzo, grazie mille. Devi venire a un nostro podcast, sei invitato. Va bene, volentieri, vi raggiungo. Dai, grande. Al prossimo video. Grazie prossimo a voi. Video. Ciao boys. Ciao. Come vi è sembrata, Max? Una roba che non esiste. Sì, no, quella cosa che non avevo visto. Pazzesca. Sì, sì. Pazzesca. Ma quello che volevo chiederti è gli stampi per le lamiere e tutto. Per laminati sicuramente, sì. Sì, eh? Sì, ci daranno una mazzata a noi che facciamo stampi. Sicuramente sì, un'animazione esagerata. Chissà che sviluppi avrà. Sì. Io tra l'altro questo ragazzo qua è qua di Varese. Sì. Magari lo invitiamo in un podcast, l'ho detto anche, sì, lì. Sì, magari sì, facciamo sì, quattro chiacchiere, vediamo cosa salta fuori, dai. Ma è la svolta per la fibra di carbonio. Sì. Magari sì. Perché vabbè, la fibra di carbonio è un problema comunque anche stand. Allora, sicuramente è una tecnologia che costa.
800.000 euro, però cioè, ne ha venduta una in Italia, cioè c'è sicuramente, sì, beh, ingranerà, sì. Ma ancora magari adesso ancora un pochino acerbo per anche dal punto di vista per chi fa stampi come investimento, però questo ci già fa capire comunque il mondo dove sta già andando. Perché noi comunque pensiamo a CNC, cioè pensiamo a fibra di carbonio magari fatta ancora molto a mano. Sì, sì, gli stampi a mano. Gli stampi sì, sono fatti a mano. Sono andato a vedere Pagani a mano. Cioè fanno questi stampi giganti. Sei andato a vedere? Sì, l'azienda Pagani. Sei un pro. Non lui, sono andato a vedere l'azienda. Sì. E ci sono proprio, le stendono a mano, fanno tutto a mano, così. Però poi ci sono delle CNC che vanno a ripulire i bordi. Sì, anche questa poi il CNC va a lavorare. Sì, 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 chiaro. Questa qua secondo me integrerà molto comunque con le CNC, perché comunque le CNC faranno lavoro di finitura. Però è un processo molto lungo con lo stampo, fare gli stampi in carbonio, quindi sicuramente sì. Sì, comunque è una a me tecnologia. Piacerebbe capire con uno che lavora al carbonio, capire secondo lui, secondo il suo punto di e vista. E qua c'ho uno che conosco che sì. Che lavora al carbonio, invitiamolo. Infatti. Beh, almeno gli, cioè, sarebbe bello vedere proprio uno che lavora al carbonio, cioè cosa. Ma perché lo puoi fare da, sia da partendo dal piccolo fino arrivando a Paganizzonda. Sì, ma anche di più, anche cioè, di più. Cioè, poi non so, fare qualcosa in carbonio tu che viene fuori è una figata, cioè non è che ci metti solo 18 volte più del tempo. Va bene, dai, chiediamo ai ragazzi di farci un commento. Comunque anche l'altra stampante, quella che stampa a cavo così, che stampa i paraurti, cose del genere. Stampa a cavo? Cavo. Ah, cavo, vuoto. Cavo, vuoto. Sì. Anche quella comunque che puoi fare un paraurti, io mi immagino, va bene, adesso magari costa tanto, però... In 8 ore. Cazzo, in 8 ore lo tira su... 8 ore, 250 euro di materiale. Sì, poi la macchina ragazzi abbatte i tempi in maniera devastante. Sì, sì. Cioè, non è... tu stavi dicendo prima, per fare uno stampo dei paraurti ci metti 7 mesi. Sì, io non personalmente so che aziende che fanno paraurti ci vogliono anche 6-7 mesi per fare lo stampo, cioè, qua è diverso, cosa qua costa? Pazzesco, figo, figo. Vabbè. Dai, lasciateci un commento, ci vediamo al prossimo video. Adesso tutti i giorni per 8 giorni ne esce fuori uno, è Maxpe 2022. E salutiamo da Max. Ciao ragazzi. Ciao guys. Prossimo video. Ciao boys. Alla prossima.